tornata! Allora, scusate per la piccola pausa che ho dovuto prendermi per vari motivi, ma adesso sono di nuovo qui. E ho pensato per il video di oggi, siccome appunto è un po' che non ci vediamo, ci voglio un po' di chiacchierare, allora ho pensato di fare una ricetta, però in un modo un po' diverso. Perché vi faccio vedere come io cucino, cioè esattamente quello che faccio quando preparo una ricetta per il blog. Quindi mi vedrete salire su sedia a scattare fotografie, insomma fare tutte le preparazioni che poi portano alla ricetta del blog. Nel frattempo, mentre io faccio tutte ste robe, si fa una chiacchierata insieme e così parliamo un po' di cose. Per cui, se non avete voglia di sentirmi cianciare per i prossimi minuti, qui sopra esce già direttamente il link alla ricetta, che saranno dei tacos con della zucca piccante, sì, piccante, speziata, perché io adoro la zucca, dell'avocado, spinacini, feta, insomma una ricetta super mega iper facilissima, però sono quelle classiche ricettine che magari uno deve cucinare qualcosa per pranzo, non sa che cosa fare, non c'ha troppo tempo, non ha voglia di mangiarsi il solito piatto di pasta, e questa qui è una ricetta veramente di stagione, buonissima, super rapida e un po' diversa dal solito. Quindi, allora, adesso io devo un attimo organizzarmi con le telecamere, perché io ho bisogno di quella telecamera lì che mi sta riprendendo per scattare le foto, e stavo pensando di usare questa qui, che è quella che di solito uso per fare i vlog, per riprendermi. Solo che chiaramente, siccome io sono una cialtrona, ho pensato a quest'idea geniale di questo video, ma mi sono dimenticata di mettere in carica la macchina fotografica. Quindi al momento la batteria è scarica. Quindi io non so se intanto iniziamo a girare con questa, poi dopo passo questa che intanto la sto caricando. Vabbè, ma questa roba qui a voi non interessa perché sono fatti miei, cioè adesso in qualche modo mi organizzo. Allora, per prima cosa sono andata a fare la spesa perché mi mancavano alcuni ingredienti. Allora, questa cosa qui, che è quello che metterò, allora facciamo così che così si vede tutte, che sono questi preparati della cannamela, che sono tutti mix di spezie, io li uso tantissimo, di solito prendo sempre questo qui, tacos e burritos, oppure ce n'è anche un altro tipo sapore, kebab, sapori medio orientali, e io lo prendo spessissimo perché appunto sono già spezie mixate, sono molto buoni, e da aggiungere alle verdure o alla carne, insomma da aggiungere alle varie preparazioni, sono molto buone perché danno subito un tocco un po' diverso. Poi ho preso questa zucca meravigliosa, che l'avevo finita, buonissima, adesso è il periodo delle zucche, io vado matta per le zucche, non so se ve ne siete accorti perché praticamente tutte le ricette del mio blog sono con le zucche in questo periodo. Poi vabbè, la feta, perché ci metteremo anche questa, e poi ho preso tutta un'altra serie di cose che in realtà non servono alla ricetta. Perché... tra parentesi, il mio frigo è l'angolo della disperazione, perché voi pensate che io, bravissima food blogger e super perfetta donna di casa organizzatissima, abbia tutto sotto controllo, ma in realtà il mio frigorifero è sempre un disastro, un disastro. Tra l'altro, ecco cosa succede quando chiedete a un uomo di portarvi del prezzemolo. Ieri sera ho fatto gli spaghetti, no, frigorifero. Ieri sera ho fatto gli spaghetti con le vongole e avevo bisogno di un mazzetto di prezzemolo, ma degli spaghetti e le vongole per due. Ho mezzo chilo di prezzemolo, cioè neanche un ristorante a Sorrento ha così tanto prezzemolo in frigorifero, quindi non so, mi dovrei inventare una ricetta col prezzemolo perché cioè, ne ho per un esercito. Ma vabbè, sono cose che succedono. Allora, poi tiriamo fuori le tortillas di mais, gli spinacini, che mi servono anche questi, poi qui c'è un avanzino di feta, però per la foto viene meglio se uso quella normale, quindi poi ci metto quella, limone, che ce l'ho già tagliato, perché in realtà io questa ricetta l'avevo già fatta ieri, solo che mi è piaciuta troppo, cioè mi è veramente piaciuta tantissimo, e quindi ho detto no, la rifaccio anche oggi, quindi mo vi beccate la ricetta, cioè in realtà mio marito se la rimangia, però è molto buona. Allora, dunque, adesso io sistemo il mio... tra l'altro devo lavare anche i bicchieri, non ho voglia. Allora, adesso sistemiamo qua tutte le cose, così metto tutti gli ingredienti, poi vi faccio vedere. Allora, dunque, è da un po' che non ci vediamo. È da un po' che non ci vediamo perché, insomma, sono stata un po' presa in quest'ultimo periodo.
E quindi ho lasciato un po', cioè ho dovuto rinunciare a qualcosa perché sennò mi veniva un esaurimento nervoso. E quindi ho saltato un giro di video settimana scorsa. Tra l'altro, grazie mille perché mi avete mandato tutti veramente dei messaggi super mega carinissimi. Allora, devo andare a prendere le ciotoline, quindi mi sposto, insomma, vado a prenderla e poi torno subito. Torno subito. Eccomi, ve l'avevo detto. Allora, dunque, è veramente un periodo un po' del cavolo, però dovrebbe finire presto, spero fortemente, e quindi poi dopo dovrebbe tornare tutta la normalità, anche perché devo fare un po' di modifiche al blog, che però non ho ancora avuto tempo di farle. È uscita una mia collaborazione che avevo fatto questa primavera col sito Dea by Day, che è un portale dove ci sono, non so se lo conoscete, comunque vi metto il link qua sotto, è un portale dove ci sono ricette, si parla di cose per i bambini, per l'infanzia, salute, insomma è un portale molto femminile dove c'è un po' di tutto, della De Agostini, e io ho fatto una collaborazione questa primavera dove ho preparato 5 ricette, tutte dedicate, il tema era la schiscetta, e nelle scorse settimane sono iniziata ad uscire. Allora, sono tutte video ricette, però ce n'è una in cui proprio mi si vede bene, perché le altre sono un po' tutte stile, non so, tasty, come idea, per cui si vedono sostanzialmente le mie mani. Vi garantisco che quelle mani sono le mie, però è abbastanza anonimo. Mentre invece una ricetta proprio si vede il mio faccione che parlo, e per cui se non le avete ancora viste andate a vederle, perché io ero super felice quando le ho girate, super emozionata, mi sono divertita tantissimo, è stata proprio un'esperienza bellissima, che spero ci saranno molte altre esperienze di questo tipo simili. Però insomma mi piacerebbe se voi le vediate, perché le vediate, giusto? Si dice così? Vabbè, se buttate un occhio, perché sono proprio carine. E niente, quindi questa è una delle novità. E allora volevo finalmente anch'io, come le vere blogger, posso inaugurare una sezione nel mio sito dove c'è la sezione collaborazioni, perché finalmente ho iniziato a collaborare. Va bene, allora vado a prendere le forbici che devo aprire le spezie. Eccomi. Allora, eccole qua le forbici, non le trovavo, ce l'avevo sotto il naso. E niente, quindi questo è quanto. Poi cos'altro dirvi? Vi posso raccontare che il prossimo weekend sono a Berlino, gioia, gioia immensa. Sono a Berlino e devo andarci per lavoro in realtà, però devo lavorare soltanto un giorno e mezzo, e parto il venerdì mattina, torno la domenica sera, devo lavorare soltanto il sabato e un pochino venerdì pomeriggio. Pensavo di fare un vlog, non vi assicuro nulla, però l'idea è quella, per cui niente, sono super contenta, non ci sono mai stata a Berlino, mi ispira tantissimo come città. Ho preso una guida questa volta diversa rispetto al solito, perché io di solito compro sempre la Lonely Planet, questa volta invece avevo visto in uno snap di Chiara Santamaria, del blog Ma Che Davvero, non so se lo conoscete, comunque vi metto qua su tutti i link, che lei ha anche un canale YouTube, che appunto mentre era in giro per Londra aveva, in una libreria aveva trovato queste guide, aveva detto ah guardate queste guide qui sono molto carine, se non le conoscete prendetele, e allora per Berlino ho pensato di prendere proprio una di queste guide. Si chiama, la serie è tutta The 500 Hidden Places In, quindi 500 posti nascosti di Parigi, Londra, Lisbona, insomma tutte grandi capitali, e è appena uscita anche Berlino, e quindi io l'ho comprata subito. È solo in inglese, però boh, vedremo, dovrebbe arrivarmi penso lunedì, se non sbaglio, no, è martedì, quindi poi vi farò vedere. Allora, io qui intanto ho preparato il mio tagliere con tutti gli ingredienti pronti e in posizione, per cui adesso passo all'altra videocamera, perché ho bisogno di lei per fare la foto, e niente, penso che il prossimo inquadratura sarà me in piedi su una sedia, ma è tutto normale, non vi preoccupate. Allora, intanto vi faccio vedere dalla mia prospettiva, ecco, io adesso salirò qua sulla sedia, vedete, io di solito mi metto sempre davanti a questa finestra perché qui è il posto dove ho veramente la luce ottimale, sempre, sempre, costantemente. Adesso iniziano periodi duri perché d'inverno si viene notte molto presto e quindi faccio un po' più di ho un po' più di difficoltà a scattare, quindi di solito cerco magari di organizzarmi il weekend, di fare tutto il weekend durante il giorno, così non devo
buttare le luci maledette che io odio, però a mali estremi a volte mi tocca e quindi monto le luci. E niente, adesso io sono, come potete vedere, in piedi su questa sedia perché così ho una bellissima visuale. Ora io appoggio questa, tra l'altro guardate chi c'è lì fuori, ciao monsieur che passa, ciao monsieurino. E niente, per cui adesso io appoggio questa e scatto le foto con l'altra, per cui vediamo se la riesco a mettere qua. Ta-da! Ho scattato la foto dall'alto, che è sempre la mia prima foto, che è quella degli ingredienti, e adesso tocca al mostro tagliare e sbucciare la zucca. Eccoci di nuovo qui. Stavo per fare un disastro. Allora, prima regola per tagliare benissimo la zucca: usare un coltello super affilato, ricordatevelo. Quindi adesso vado a prendere il coltello super affilato, che mannaggia la miseria, devo lavarlo. Quindi affiliamo i coltelli. Bon, quindi zucca va bene metà, sì, tanto siamo in due, quindi va bene metà. Allora, mentre io cerco di non staccarmi un dito nell'impresa di aprire la zucca, continuiamo il nostro discorso. Allora, vi stavo dicendo che quindi il prossimo weekend sono a Berlino e sono molto contenta di questo fatto. E niente, poi c'è anche un'altra novità che abbiamo prenotato le vacanze di Natale, perché vi devo raccontare che noi non avevamo ancora fatto il viaggio di nozze, perché appunto noi ci siamo sposati, abbiamo organizzato il nostro matrimonio in 3 settimane, quindi non ci stava dentro anche il viaggio di nozze, e allora abbiamo sempre detto vabbè, ce lo teniamo per quando vogliamo, cioè sappiamo che abbiamo il bonus viaggio di nozze, anche perché così almeno non ci bruciamo tutte le cose belle in un unico momento. E allora avevamo sempre lì il nostro bonus viaggio di nozze, e allora siccome questo qui è stato un periodo piuttosto stressato, anzi stressante, e tutto, e allora abbiamo deciso che per Natale avevamo bisogno di andare da qualche parte, e io ho sempre detto che a me sarebbe piaciuto andare in viaggio di nozze in Giappone, e infatti andiamo in Giappone. Allora, io sono stra felice perché io non ci sono mai stata, però non so, è uno di quei paesi in cui mi affascina, cioè ognuno ha un suo paese che non vede l'ora di andarci perché per qualche motivo c'ha proprio questo sogno. Ecco, per me è il Giappone e sono sicura che me ne innamorerò, anche perché tutti me l'hanno detto, e quindi questo sarà il primo di una lunga serie, spero. Comunque andiamo in Giappone, stiamo 2 settimane, quindi quest'anno Natale e Capodanno lo facciamo in stile col sushi. E partiamo il 23 dicembre e poi torniamo il 6 gennaio e facciamo Tokyo, Kyoto, e adesso dobbiamo decidere che cosa fare un'altra tappa intermedia, quindi arriviamo a Tokyo, poi penso faremo un altro giro che dobbiamo ancora decidere bene dove, poi ci spostiamo a Kyoto e poi niente, torniamo. E però temo che la tappa, quella intermedia, sarà in montagna a sciare. Oh, io odio la montagna e lo sciare, cioè la montagna mi piace anche ma lo sciare proprio no, però pare che il Giappone sia molto bello per lo sci, e siccome Silvio è grande appassionato e amante, e allora siamo dovuti scendere a compromessi, per cui io lo ucciderò di musei e lui andrà a sciare almeno un giorno, e quindi niente. E quindi ce ne andiamo anche in Giappone. Allora, dunque, intanto qui è la parte proprio della zucca, la parte che più detesto è il doverla sbucciare, perché è proprio una faticaccia. Però voi mi starete dicendo, vabbè, ma ci trovi anche quelle già sbucciate. Sì, lo so, però non è la stessa cosa, cioè il sapore è molto più buono di queste qua che prendete intere. Quelle da sbucciare sanno un po' di pochino, cioè non quelle da sbucciare, quelle già sbucciate non sanno di molto. Ok, allora la parte più noiosa in assoluto l'abbiamo fatta, adesso mettiamo tutto.
tutta questa robetta la spostiamo. Boh, allora la zucca l'abbiamo lavata, adesso va tagliata a listarelli, a pezzettini abbastanza grandi. Quindi. Poi un'altra cosa che volevo fare, giusto appunto perché il prossimo weekend non ci sono, volevo fare un altro video Q&A, perché ne ho fatto soltanto uno che ormai risale a qualche mese fa, e quando l'ho fatto non eravamo ancora 1000 iscritti su questo canale, ma adesso siamo quasi in 2000 e io non ci posso credere, quindi veramente grazie, nonostante i video dell'ultimo periodo siano stati un po' così, però siete continuate ad arrivare, quindi grazie, benvenuti, sono super contenta. E allora ho detto, boh, magari hanno voglia di farmi delle domande, di chiedermi qualcosa, per cui volevo fare un altro video Q&A, quindi se avete delle domande, soprattutto se siete riuscite ad arrivare fino a questo pezzo, fino a questo momento del video senza svenire e morire addormentati di noia, potete scrivermelo qua sotto nei commenti, e la prossima settimana, se ho abbastanza domande, faccio un video Q&A. Se non vi interessa di sapere niente, quindi non ho abbastanza domande, niente, non lo farò, amici, come prima. Dunque abbiamo la zucca tagliata, adesso io ci metto le spezie e la mischio proprio tutta, e poi la passo in padella con un filo d'olio e la faccio cuocere per poco, giusto una decina di minuti a fuoco medio, giusto il tempo che si cuoce e si arrostisca tutta per benino. Poi nel frattempo, con l'avocado che mi ero dimenticata, faccio una piccola salsina con avocado schiacciato, sale, limone e basta. E poi una volta che è pronta la zucca si assembla il piatto, perché praticamente riscaldiamo le tortillas e poi mettiamo un po' di avocado, un po' di zucca speziata, un pochino di feta sbriciolata e degli spinacini, e viene una roba veramente super deliziosa. Allora, quindi io adesso faccio le foto per il blog e metto a cuocere la zucca. Pezzo delle ultime parti della ricetta, sono andata giù un po' veloce perché come al solito mi sono persa via nei miei discorsi e sta diventando 6 ore e mezza di video. Comunque, allora adesso una cosa di queste spezie è che siccome c'è il peperoncino quando cuociono poi a me viene sempre da tossire. Comunque, allora abbiamo preparato tutto, quindi abbiamo l'avocado qua sistemato, la zucca che è qua pronta, bella, tostata, buonissima. Qui abbiamo riscaldato la tortillas, per cui adesso non mi resta di far altro che assemblare tutta la ricetta, scattare le ultime foto e poi niente, sono a posto. Quindi io adesso vi faccio vedere gli ultimi passaggi, però vi volevo salutare qui. Grazie se siete riuscite ad arrivare alla fine di questo filmato, congratulazioni! Avete tutta la mia stima, veramente, e penso dopo di questo possiate fare qualunque cosa nella vita, davvero, sì.
perché avete la giusta, il giusto coraggio. E niente, io comunque vi volevo ringraziare tantissimo per tutti i messaggi che mi avete mandato settimana scorsa, quando avevo detto che non avrei pubblicato nessun video, perché veramente mi siete stati di grande aiuto e veramente grazie di cuore. Ricordatevi di fare le vostre domande se volete chiedermi qualcosa qua sotto, che così la prossima settimana ci sarà il video Q&A. Se non ci sono domande, invece, boh, mi metterò un altro video. Per cui niente, mettete un mi piace se questo video vi è piaciuto, andate sul blog a vedere la ricetta completa con tutti i passaggi e tutti gli ingredienti. E tra l'altro ci sono un sacco di ricette pubblicate, perché appunto è 2 settimane che non ci vediamo, per cui andate a dare un occhio. Scusate. Niente, io vi auguro una fantastica settimana, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, in settimana come al solito sul blog, e niente, grazie, 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 un bacione immenso e a prestissimo. Ciao!